garantire l'impegno per cercare di risolvere questi problemi in tutto o in parte. Ovviamente sono problemi che conosciamo perché i comitati dei pendolari e credo anche i sindaci ci stanno sollevando e con i quali stiamo cercando di fare conti e per i quali stiamo tenendo sotto pressione anche Trenitalia. Naturalmente possiamo agire nell'ambito di quelle che sono le clausole dell'attuale contratto di servizio che scadrà comunque alla fine dell'anno. Come sapete la Regione ha stabilito di andare a fare una gara, perché da questa gara che noi vorremmo agibile, e per essere agibile a tutti gli effetti occorrerebbe che il Governo e il Parlamento andassero a stabilire delle norme che obbligano l'attuale gestore a mettere a disposizione materiale rotabile e depositi, perché questo ovviamente renderebbe molto più appetibile e agibile appunto la gara. Se anche non ci fosse questo, come noi auspichiamo, noi Regione Toscana, ma la Conferenza delle Regioni ha chiesto al Parlamento e al Governo questi provvedimenti, pensiamo comunque che l'attuale contratto di servizio si possa migliorare con delle norme più stringenti nei confronti del gestore Trenitalia o chi comunque sarà chiamato a gestire, ad esempio andando a rendere più puntuali ed incrementare anche l'efficacia delle multe che noi facciamo costantemente a Trenitalia, ma che nella quantità prevista attualmente sono delle multe abbastanza poco incisive. E comunque alla base di tutto questo c'è una necessità politica, vale a dire che il trasporto pubblico locale, sia quello su ferro che quello su gomma, deve ritornare al centro delle strategie e delle priorità del governo, perché negli anni che ci stanno alle spalle abbiamo assistito a dei tagli molto molto accentuati, sia per quanto riguarda gli investimenti per nuovi treni o nuovi bus, sia per quanto riguarda anche investimenti nella manutenzione e nel miglioramento della rete, che sappiamo essere appannaggio di RFI. Quindi i problemi che lei ha citato in premessa, vale a dire i ritardi, vale a dire problemi legati magari alla manutenzione, alla pulizia, interferenze con la direttissima per quanto riguarda alta velocità servizio regionale, che questi sono essenzialmente le sovraffollamenti, sono questi essenzialmente i problemi del Valdarno, si possono risolvere sicuramente con una migliore equilibrata gestione, con una maggiore attenzione da parte del gestore del servizio, ma si possono soprattutto risolvere affrontando il tema di nuovi treni, affrontando il tema di una manutenzione, di una gestione più equilibrata e più attenta al servizio regionale, perché in questi anni con il presidente Rossi lo abbiamo anche questo denunciato e lo stiamo facendo, c'è stata molta attenzione e molti investimenti per l'alta velocità, perché là si è creato un servizio di eccellenza, ma c'è stata molto meno attenzione, se non disattenzione, per quanto riguarda i servizi regionali, e tutto deve essere condito da una forte intermodalità tra mezzo di trasporto su gomma, treno e bicicletta. Anche di questo parleremo con i sindaci del Valdarno, perché siamo in gara per quanto riguarda la gomma e abbiamo anche in questo caso avuto un'attenzione a cercare di creare un flusso e un rapporto virtuoso tra il mezzo gomma e il mezzo ferro, e questo vale a maggior ragione per un bacino come quello del Valdarno. Grazie.